In vita sua, Carmine Reno non si era mai fidato di nessuno come faceva ora con sua nipote Ariel. Si fidava di lei ciecamente, perché in lei rivedeva la famiglia che tanto gli era mancata durante tutta la sua vita. La seguì giù per la rampa di scale fino alla hall del cinema. Ariel sembrava non sapere con esattezza dove dirigersi, ma il tono di voce che aveva usato per convincerlo a seguirla era stato sufficiente. «Cosa cerchiamo, ragazzina?» «Dimmelo, così posso aiutarti», le sussurrò guardando i volti circospetti che li circondavano. Da come si comportava sua nipote, pareva che una bomba stesse per esplodere nel cinema e lei fosse l'unica in grado di disinnescarla. «Elizabeth è tornata a farmi visita e...» Ariel si interruppe, non aveva tempo di spiegare. Doveva trovare le persone che conoscevano suo padre. Cercò di riconoscere qualche particolare tra la gente nella sala, un dettaglio, qualsiasi cosa che le facesse capire a chi rivolgersi. «Cosa ti ha detto questa volta?» «Mi sento un pazzo anche solo a domandartelo.» «Mi ha detto che papà...» Ariel si interruppe nuovamente. Il suo sguardo si era attaccato come una calamita ad un uomo vicino all'ingresso. Aveva qualcosa di familiare. Quel tipo di barba, le basette incolte, ma soprattutto la divisa che indossava. L'aveva già vista da qualche parte. «Deve essere lui. È lui, Carmine. Quell'uomo sa dov'è papà. Ora mi ricordo dove l'ho già visto.» «Aspetta, chi è quella gente, ragazzina?» le chiese Carmine, non aspettandosi affatto una risposta sensata. Ormai aveva capito che sua nipote era una persona fuori dal comune. Valeva la pena di seguire il suo istinto o qualunque altra cosa fosse a guidarla. Il tizio con la divisa familiare aveva l'aria esausta, come anche il resto del gruppo con cui era arrivato a Genova. Una decina di persone in tutto, tra cui anche una donna. «L'ho visto nel mio sogno, Carmine. È stato lui ad abbandonare papà in mezzo al mare.» «Donald è affogato?» «No, insomma, è complicato. Devi fidarti di me ancora una volta.» Carmine non sapeva nemmeno più cosa pensare. Preveggenza o quale che fosse il dono della nipote, anche se fosse stata completamente pazza, non gli sarebbe importato. Ora aveva un pensiero fisso nella testa e diceva: «Quell'uomo laggiù ha cercato di far del male a mio fratello.» Seguì Ariel dal gruppo. «Cargo JBL2», esordì Ariel leggendo la targhetta sulla divisa dell'unica donna. «Siete di quell'equipaggio, JBL2? «Devi parlare in inglese. Bella non capisce la tua lingua.» «Chi sei comunque? Ti ha mandato il generale Elkins?» Carmine guardò storto l'uomo con il pizzetto. Il suo tono irrispettoso non era certo un buon modo per iniziare. «No, non mi manda il generale. Non lo conosco nemmeno. Mi manda Donald Reno. Tu lo conosci, vero?» A quelle parole gli occhi di tutto il gruppo si spalancarono squadrandola. Anche chi non aveva capito una parola reagì sentendo quel nome. La ragazza conosceva la verità, ma cosa più importante, come faceva a conoscerla? «Donald? Come fai a conoscere Donald Reno?» «Ah, aspetta, ho capito. Tu devi essere la figlia. Non ricordo come cazzo ti chiami, ma ricordo che tuo padre se ne andava in giro per la nave a ripetere a tutti quanto fossi bella e brava a fare qualsiasi cosa.» «Sì, sono sua figlia. Dov'è mio padre adesso?» «Tuo padre è rimasto a Marsiglia insieme al colonnello Maren.
Forse non aveva il coraggio di tornare a casa ad affrontare tutte le tue domande, mocciosa. Ma a quanto pare tu hai deciso di rivolgerle a me. Beh, io non ho tempo da perdere, non sono una babysitter. Quindi, se non ti dispiace, levati dai piedi adesso, abbiamo da fare, disse l'uomo che aveva visto nel suo sogno. Forse è il caso che ti chiudi quella bocca di merda prima che te la strappi dalla faccia, ringhiò Carmine, pronto a fare a pezzi lo sbruffone con il pizzetto. Miliberg lo fissò negli occhi per qualche istante, dopodiché passò in mezzo ai due dirigendosi verso un drappello di militari in arrivo dalle scale. Tra loro c'era anche il generale Elkins. Ariel cercò di andargli dietro, ma Carmine le afferrò un braccio. Aspetta, ragazzina, sta diventando un po' troppo affollato per i miei gusti. Forse è meglio se ce ne andiamo. Non ci hanno ancora scoperto e non so te, ma io preferirei che le cose restassero così. Torniamocene da Todd. Ariel scambiò uno sguardo con l'unica donna del gruppo, Bella Gallagher, poi tornò a concentrarsi su suo zio. Sì, hai ragione tu, Carmine. Andiamo da Todd. Il generale Elkins si fermò a parlare con l'equipaggio della JBL-2 e un momento dopo Miliberg li indicò minacciosamente. Vieni, Ariel, usciamo da qui. Ariel, mi dici chi erano quelle persone? Le chiese Carmine una volta fuori dal cinema. Non lo so con esattezza. Ricordo di aver già sentito quella sigla, JBL-2. E quel tizio, invece, quello stronzo con il pizzetto, sei sicura che fosse lui l'uomo che hai visto nel sogno? Te l'ho detto. Nel sogno che ho fatto c'erano entrambi. Lui era a bordo della nave con una pistola nella mano e mio padre nuotava disperatamente per raggiungerlo. Beth ha detto... Ariel fece una pausa. Un nodo alla gola le aveva fatto perdere il filo del discorso. Beth ha detto... Ha detto che papà era ancora vivo, ma che avrebbe affrontato qualcosa di orribile. Carmine distolse lo sguardo. Ancora una volta non sapeva cosa rispondere. Era tutto così strano. L'intera situazione era da folli. Nel frattempo Elizabeth comparve al suo fianco. Meglio tenerli d'occhio. Se sanno dove si trova Donald, lo scoprirò. D'accordo, ragazzina? Ariel annuì, ma la sua attenzione era già passata completamente alla donna di luce che le camminava accanto. Ci siamo, Ariel. Presto ti indicherò la via. Presto saprai ciò che va fatto. Adesso non devi perdere di vista quell'uomo di nome Miliberg. Lui sa e ti condurrà all'obiettivo. Carmine è già indirizzato sulla strada giusta. Basta solo che tu gli dia una spintarella per farlo agire, disse Beth. Che intendi con spintarella? Cosa? Esclamò Carmine guardandola spaesato. Ariel non lo degnò d'attenzione. Mandalo al cinema e digli di aspettare che il gruppo esca. Saranno stanchi morti per il viaggio e cercheranno un posto dove riposare. E quando lo faranno, voi dovrete conoscerlo con esattezza. Fallo e mandalo da solo. Io e te abbiamo da fare. Devo mostrarti il prossimo passo del tuo cammino. Ah, stai parlando ancora da sola, sbuffò Carmine totalmente a disagio. Ho bisogno che tu faccia una cosa per me, Carmine, disse Ariel tornando finalmente a guardarlo. Davvero, Ariel? Parli da sola per qualche secondo e subito dopo hai le idee chiare. Ma cosa cazzo? Non ti sei mai chiesta cosa ti stia accadendo veramente? Insomma, vedi cose che non esistono. E bada che non voglio mettere in dubbio le tue affermazioni, è solo che è inquietante quello che fai. Con chi parli? Con Dio? Con il diavolo? Dovresti chiederti cos'è Elizabeth, veramente. Se esiste davvero qualcosa di invisibile che ti parla, io ne ho paura, Ariel. Tu che hai paura? L'omone grande e grosso forgiato da una vita spericolata ha paura delle parole di una donna. Credi che mi piaccia questa situazione? Mi sento impazzire ogni giorno che passa. Se sono ancora un pochino lucida è solo grazie a te, a Todd. Senza di voi avrei già dato di matto. Ho bisogno di credere che quello che facciamo è importante. Carmine respirò profondamente cercando di ingoiare quell'ennesimo boccone di stranezze. Che vuoi che faccia, ragazzina? Ariel gli sorrise prendendogli una mano. Ho bisogno che torni al cinema per scoprire dove si recheranno quelle persone per trascorrere la notte. Dobbiamo parlare con loro. Sanno di papà, ne sono certa.
Se vuoi parlare a quattro occhi con quello stronzo col pizzetto, allora sarai accontentata. In ogni caso, voglio che tu sappia che io sono dalla tua parte, Ariel. Sempre. Tu sei la mia famiglia. Si abbracciarono. Era la prima volta che lo facevano. E Carmine provò una sensazione che ormai aveva dimenticato da tempo. L'amore incondizionato della famiglia. Dopo quel breve ma intenso momento, si affrettò a tornare al cinema senza mai guardare in faccia la nipote. L'orgoglio. La catena più resistente che lega le emozioni nascondendo la natura dell'anima. Ariel asciugò le lacrime e tornò all'appartamento da Todd. Ariel, i suoi bellissimi occhi, così profondi, così naturali, le iridi verdi con sfumature giallo brillante, il suo naso perfetto, i capelli dorati che le scendevano giù fino alle spalle irradiando una luce quasi divina, quella bellissima giovane donna che si meritava di più dalla vita, ma che da essa aveva ricevuto solo amarezza. Papà, ti voglio bene, papà, mi hai sentito, ti voglio bene. Ariel iniziò a lacrimare sangue e poco dopo anche la sua bocca e il suo naso divennero delle cascate inarrestabili. Papà, aiuta papà, aiutami ti prego, urlò strozzata dall'emorragia. Ariel, Ariel! Donald spalancò la bocca per riempirsi i polmoni d'ossigeno. Si sporse in avanti ma qualcosa lo trattenne alla parete. Era ancora vivo. Sono vivo. Per quanto era rimasto incosciente, intorno a lui il buio pesto e il freddo più pungente. La parte sinistra della faccia gli bruciava come se il fuoco l'avesse divorata. Una sorta di sudicia membrana appiccicosa gli copriva l'occhio ferito e praticamente tutto il corpo. Non riusciva a vedere nulla. Provò a liberarsi, ma l'involucro che lo intrappolava cominciò a tirargli la pelle facendogli sanguinare la faccia. Urlò liberando la testa dalla poltiglia. Non ci vedo! Porca puttana, non ci vedo! Ringhiò con la voce spezzata dal dolore. Provò a muovere un braccio sotto gli strati di membrana pulsante appiccicosa. Donald! Donald, sei tu! Sussurrò una voce che sembrava provenire dal soffitto. Donnie alzò la testa per quel poco che riusciva, chiudendo la faccia in una smorfia di sofferenza. Donald, sei vivo! Donald è vivo! Dufus Barghera gli stava bisbigliando da un angolo del soffitto, impastato a sua volta in quella sostanza vischiosa. Dufus, sei tu! Grazie a Dio! Pensavo di essere rimasto solo. Dove ci troviamo, Dufus? Dove siamo? Qualcosa di davvero massiccio si mosse poco lontano, provocando un terremoto che fece vibrare le pareti circostanti. Shh! Non far rumore, Donald! Mirko Placido si inginocchiò accanto al cadavere del figlio. Giovanni era steso a terra in un bagno di sangue con un grosso pugnale conficcato nel petto. Una visione devastante. La morte interiore per ogni padre. Non conosceva poi così bene gli scorpioni, anzi non li conosceva affatto. Ma questo poco importava. D'ora in poi avrebbero seguito i suoi ordini. Doro, in fin di vita, venne accudito dai cercatori appena sopraggiunti all'ufficio. La sua mandibola era stata polverizzata, ma tutto sommato sarebbe sopravvissuto. «Hanno ucciso mio figlio!» gridò Mirko, silenziando istantaneamente ogni voce all'interno del prefabbricato. «Lo hanno ucciso come un cane! Lo hanno ucciso! E io so chi è stato! E so anche dove trovarlo!» Mirko era in preda ad una collera omicida. Non gli interessava più di niente, non gli interessava più di vivere. Voleva solo la vendetta. Sappiamo tutti chi è stato a fare questo, Mirko. Quel fottuto bifolco che gira con il cane e la bambina. Ci sei, Doro? Riesci ad alzarti da solo? Chiese uno dei soccorritori all'unico superstite. Ora noi andiamo a casa sua e li uccidiamo entrambi. Ringhiò Mirko, gli occhi semichiusi dalla furia demoniaca che lo stava possedendo. Non sopportava più la visione del corpo freddo di Giovanni. Non possiamo fare un raid fuori dalla zona nera, è una pazzia. Cosa penserà la gente? Mirko scattò in piedi e raggiunse Massimo. Il capo è morto.
e fino a quando Doro non sarà tornato in forma prenderò io le decisioni. Non resterò immobile in attesa di fare la stessa fine. Io so dove abita quel Gio di Cesare. Andremo lì e lo ammazzeremo questa notte. Cosa penseranno in città quando si spargerà la voce? Nessuno si fiderà più di noi. Pensano ancora che l'esercito pattugli i confini. Non hanno idea di come stiano realmente andando le cose. A noi serve che le persone si fidino. Abbiamo potere adesso. Non vorrei buttare tutto nel gabinetto per niente. Niente? Niente? Sbottò Mirko afferrandolo per la maglia. Hanno ucciso il mio ragazzo, razza di bastardo! Sferrò un pugno in pieno volto a Massimo che cadde ai suoi piedi. Mirko lo prese per la gola tirandoselo vicino. Tu farai quello che dico io. Ora sono io il capo. Questa sera andremo a prendere gli assassini di mio figlio. Vendicheremo Giovanni e tutti gli scorpioni che Gio di Cesare ha ucciso a sangue freddo. Non possiamo dirlo agli altri del gruppo. Dovremo andare solo noi per evitare di attirare troppo l'attenzione. Questo me lo devi concedere. Almeno questo. Mirko Placido lasciò la presa sul cercatore e lo spinse via. E sia. Andremo solo noi quattro. Non servono altre persone. Ora portatemi qui quel vecchio che hanno catturato al confine. Voglio parlarci. Va bene, Mirko, è qui fuori. Se vieni ad aiutarmi, lo sleghiamo e lo portiamo dentro. Come sta, Doro? Chiese Randy guardando il volto irriconoscibile del compagno. Lo hanno conciato per le feste. Spero soltanto che si rimetta in fretta. Tu cosa ne pensi, Mirko? Mirko Placido, il nuovo capo degli scorpioni, non gli rispose. Ormai i problemi terreni non lo sfioravano più. Le uniche cose che si agitavano sotto la sua pelle erano la rabbia e la sete di vendetta. Raggiunse la porta dell'ufficio, ma prima di uscire si voltò un momento verso i due cercatori che stavano aiutando Doro. Questa notte prenderemo i fucili. Portate anche la benzina. Bordak, punta la torcia. Bordak. Bordak è sopravvissuto, commentò Donald poco prima che un fascio di luce lo travolgesse dalla parete di fronte. Perché non mi lasciate morire in santa pace? Cazzo, Donny, come ti hanno ridotto la faccia? Sussurrò il capitano sconvolto da ciò che vide. Shh, fate silenzio. Sento quelle cose strisciare qui vicino. Li riprese Dufus dal soffitto, sbirciando terrorizzato in ogni angolo. Non ci vedo più dall'occhio sinistro. Levami quella cazzo di luce dalla faccia, Bordak. La pozzanghera luminosa si spostò sulla parete accanto, rivelando altri corpi impastati uno a fianco all'altro nella membrana pulsante. Fievoli movimenti nella poltiglia appiccicosa delinearono le figure di tre uomini: il colonnello Maren Foster e un altro che Donny non riuscì a vedere con l'occhio sano. Lì dentro tutto era impregnato da quel materiale marrone che li intrappolava come insetti nella tela di un ragno. Bordak era bloccato con un braccio a penzoloni fuori dalla membrana. In qualche modo il capitano era riuscito a sfilarsi la torcia dai pantaloni e ora rappresentava l'unica fonte di luce del gruppo di superstiti. «Dove sono tutti gli altri?» chiese Donald sentendo i rivoli di sangue colargli sulla faccia ferita. Doveva essere messo davvero male. Quelli che vedi qui, siamo gli unici rimasti, Donald. Dufus, Dufus, dove sei? Sussurrò il colonnello bloccato con la faccia alla parete. Ruotò la testa in entrambe le direzioni cercando di individuare l'enorme soldato che gli stava sopra. Sono qui, signore, rispose Barghera dal soffitto. Dufus, riesci a liberarti? Ce la fai? Grugnì Barghera provandoci energicamente. No, è tutto inutile, colonnello. Sono intrappolato. Non riesco a venirne fuori. Voi avete ancora le armi? Io ho perso il mio coltello nella prateria. Oh, se solo lo avessi ancora con me! Sussurrò Bordak puntando la torcia in direzione di Donny. Che brutta faccia che hai, Donny. Ti hanno staccato l'occhio sinistro, cazzo. Hai bisogno di un medico, amico mio, e al più presto. Donald si divincolò nel sudiciume di quella membrana organica, liberandosi completamente la faccia. «Ehi, Donald ci sta riuscendo, colonnello! Donald ci sta riuscendo!» sussurrò Dufus entusiasta che dal soffitto aveva la vista migliore di tutti. «Donny, Donald, tirati fuori da questa merda! Tirati fuori, forza!»
disse Maren cercando inutilmente di scorgerlo alle sue spalle. Urlò Donny, strattonando con vigore i lembi pulsanti che gli intrappolavano braccia e gambe. «Ce la faccio! Ce la faccio!» Il sangue ormai gli usciva a fiotti dalla faccia dilaniata e nel momento esatto in cui la poltiglia marroncina si strappò, la ferita al volto tornò a scottare come se vi stessero divampando le fiamme. «Dai, Donald! Ce la fai! Ce la stai facendo, Donald!» Facevano coro sottovoce i suoi compagni. «Tieni duro, Donny!» Con uno sforzo immane riuscì a liberare il braccio destro. Indolenzito e mezzo addormentato, lo spinse in giù fino alla cinta, là dove doveva esserci ancora il coltello di Bordak. «C'è ancora!» sospirò sfinito e privo di forze. Estrasse la lama dalla membrana ed iniziò a tagliare ogni filamento pulsante che lo avvolgeva come un bozzolo. Sgusciò fuori dal buco umido, riversandosi sul pavimento insieme ad una cascata di liquido putrido. Il suolo era composto da una specie di metallo levigato molto simile ad una roccia. «Bravo, Donald, bravo! Ce l'hai fatta!» Donald era spinto da una forza interiore che non riusciva a spiegarsi. Non poteva morire laggiù, non voleva morire laggiù. Per nessuna ragione avrebbe abbandonato quel mondo prima di aver riabbracciato la sua Ariel. «Vieni, Donald, presto liberaci!» sussurrò il colonnello, la cui voce per la prima volta trasudava panico. Donny prese fiato piegandosi sulle ginocchia, dopodiché raggiunse il capitano Bordak e tagliò la gelatina pulsante che lo avvolgeva liberandolo. «Sì, Donald, sì!» esclamò Barghera dal soffitto. Qualcosa di enorme si mosse nel salone accanto, facendo tremare nuovamente le pareti della galleria. «Cosa cazzo è stato?» grugnì il capitano. «Donald, facciamo più in fretta, dai, dai, dai!» Dopo aver liberato tutti, Donny cadde in ginocchio stremato. Si toccò la faccia deturpata, appena visibile sotto il fiume di sangue che scorreva incessantemente. Bordak e Foster si occuparono di liberare Dufus dal soffitto, mentre gli altri circondavano il loro salvatore. «Donald!» disse Maren aiutandolo a rialzarsi. «Tieni duro, Donny! Ti portiamo fuori da qui! Aiutatemi a sorreggerlo!» «No, no! Ce la faccio!» replicò Donald allontanandosi sulle sue gambe. Barghera gli mise una delle sue enormi mani sulla spalla. «Ci hai salvati tutti, Donny. Ti dobbiamo la vita. Pensiamo a uscire da qui, Dufus. Una volta in salvo potrai offrirgli da bere», disse Bordak strappandosi un pezzo di divisa. «Tieni, legategliela sulla faccia, altrimenti morirà dissanguato». Barghera prese lo straccio e subito iniziò a fasciare la ferita di Donald. «Da dove passiamo?» sussurrò il colonnello in allerta massima. Bordak puntò cautamente la torcia. Le pareti del tunnel erano nascoste dietro una coperta di umani ed animali mischiati assieme che tappezzavano ogni spazio libero fino alla linea impenetrabile delle tenebre dove il loro vero numero veniva offuscato. «Oh mio Dio! Ci sono migliaia di corpi!» Bordak guidò lentamente il fascio di luce sulla parete accanto. Appena l'oscurità evaporò, una distesa di scheletri venne allo scoperto come conchiglie portate sulla spiaggia dalle onde. Ricoprivano ogni cosa. Doveva trattarsi delle vittime della prima grande invasione, con tutta probabilità gli abitanti di Grenoble. Il tunnel che stavano percorrendo si allargò pian piano sempre più, fino a quando non approdarono in un'enorme sala dove i corpi erano incollati perfino sul pavimento dove poggiavano i piedi. «Controllate se c'è qualcuno ancora vivo. Laggiù ho visto un braccio muoversi. Signore, qui ci sono altri due dei nostri», disse Foster facendo due passi nell'oscurità della grande sala. Non appena Bordak si accinse ad illuminare ciò che gli si parava davanti, qualcuno lo afferrò per un braccio trascinandolo a terra. «Giù, giù!» sussurrò il colonnello con gli occhi sgranati e puntati nel vuoto. «Dite che ci ha visti?» «No, non credo, altrimenti saremmo già morti». Qualcosa di mastodontico si agitò poco distante da loro. Bordak soppresse il fascio di luce nascondendolo sotto il suo corpo. L'alieno pallido strisciò nel centro del salone. Ruggì lievemente come se fosse sofferente. Poi colpì con l'esoscheletro una delle colonne, producendo un tonfo talmente poderoso da far tremare l'intera struttura circostante. L'abominevole creatura contorse le centinaia di zampe artigliate, forse nel tentativo di rimuoversi qualcosa dal corpo. «Bordak,
Punta la luce, non direttamente però, vicino alle zampe. Voglio vedere che cosa sta facendo. Ordinò il colonnello appiattito sopra due uomini senza vita. Quando il capitano indirizzò la torcia, svelò cosa stava accadendo all'alieno. Una delle asce di Yakar era conficcata nel suo esoscheletro. Gliele ha davvero suonate, Yakar? Sì, e guarda che fine ha fatto, rispose Dufus indicando qualcosa vicino alla creatura pallida. Un tronco umano giaceva inerme tra altre centinaia di cadaveri. I tatuaggi su quella pelle erano gli stessi di Yakar Fitzgibbonson, l'uomo che aveva affrontato la morte a testa alta senza paura alcuna. Andiamocene, disse Bordak strisciando a ritroso. Aspetta, fermo. Guardate, sussurrò Foster spaventato. Dagli innumerevoli fori disseminati sulle pareti del salone, iniziarono a eruttare cascate di alieni dal manto scuro. Accerchiarono il grosso esemplare pallido salendogli in groppa da ogni lato fino a ricoprirlo completamente. L'enorme creatura si stese al suolo. Cosa stanno facendo? Sussurrò Dufus schifato. Sembra che quello più grosso stia per morire. Le lunghe zampe dell'alieno bianco si contrassero in un leggero spasmo. Non credo che stia morendo. Ho già visto una cosa simile in passato. E se si tratta di ciò che penso, dobbiamo andarcene via subito. Sussurrò il colonnello indietreggiando fino a dove stava Bordak. Senza rendersene conto, appoggiò la mano sulla faccia di un soldato impastato al pavimento. Quell'uomo era stato sbudellato a tal punto che ora alcune costole gli sbucavano dal petto, ma inspiegabilmente era ancora vivo. I suoi occhi si spalancarono all'improvviso, accompagnando il gesto con un forte e prolungato sospiro. Aiuto! Aiutatemi! Urlò l'uomo fino ad infiammarsi le corde vocali. Bordak gli saltò sopra d'istinto, tappandogli la bocca con le mani. Shh! Sussurrò Barghera estremamente preoccupato, aspettandosi una reazione immediata da parte degli alieni. Gli occhi del soldato sventrato si muovevano a destra e a sinistra mentre urlava di dolore. Zitto! Fa silenzio! Continuava a ripetergli il capitano. Non urlare, ci scopriranno! Le zampe della scutigera si contrassero nuovamente, questa volta però liberò anche un poderoso ruggito che scompigliò i sopravvissuti. L'uomo incollato al pavimento non smetteva di urlare, non potevano certo tirarlo fuori dalla membrana, sarebbe morto dopo pochi secondi. Quella sostanza appiccicosa che ricopriva praticamente ogni cosa doveva avere delle proprietà cicatrizzanti o una sorta di potere chimico in grado di rallentare la morte mantenendo in vita a lungo le prede. Se il capitano avesse tolto le mani dalla bocca dell'uomo, le sue grida avrebbero attirato in massa la colonia di predatori. Maren passò il coltello a Bordak, che in silenzio lo conficcò rapidamente nel cuore dell'uomo. «Mi dispiace, fratello», sussurrò togliendogli le mani dalla bocca. «Non potevamo fare niente per te, sei ridotto troppo male». «Guardi qui, signore», disse Foster afferrando la divisa del cadavere a mostrare un emblema cucito sulla spalla. Maren riconobbe subito la targhetta identificativa della squadra di cui il soldato aveva fatto parte. «È uno degli uomini del generale Elkins. È uno dei rinforzi che dovevamo incontrare a Grenoble. Potrebbe esserci ancora qualcuno vivo nei dintorni», commentò Dufus tenendo sempre sott'occhio la massa brulicante di alieni. Il gruppo arretrò lentamente fino al tunnel da dove erano arrivati. Fecero il possibile per liberare il maggior numero di sopravvissuti che trovarono ancora in vita, ma non osarono spingersi nel cuore della grande sala, lì dove si erano raggruppate tutte quelle cose nonostante la maggior parte dei corpi fossero concentrati proprio intorno agli alieni raggomitolati. «Non possiamo fare niente per loro, Donald. Andiamocene avanti!» «Aspetta! Aspetta, potremmo esserci noi al loro posto. E se Yakar e gli altri fossero lì, se fossero ancora vivi?» «Yakar è morto, Donald. Ho visto il suo corpo con i miei occhi. Se laggiù c'è qualcuno di ancora vivo, è spacciato. Non possiamo aiutarli!» Barghera prese in carico Donald, aiutandolo a camminare dietro il gruppo di fuggiaschi stremati. «Tienila tu, Dufus», disse Donnie porgendogli la revolver. «Temo di aver perso per sempre la mia mira». Camminarono velocemente, liberando strada facendo chiunque mostrasse segni di vita. «Dove, Bordak? Dove?» chiese Maren disorientato nelle tenebre di quei tunnel cimitero. «Di qua»,
Penso che l'uscita sia di qua, sussurrò il capitano correndo in avanti. Resisti, Donald. Sei stato bravo, vecchio mio. Sei stato il migliore. Il gruppo di superstiti uscì dall'astronave passando attraverso un grosso varco, dove la corazza si era fusa in seguito ad un'esplosione devastante. Fuori il cielo era nuvoloso e rendeva impossibile capire che ora della giornata fosse. L'aria era composta da coltelli di ghiaccio che congelarono subito i polmoni degli uomini. Camminarono lungo uno stretto sentiero innevato che si affacciava pericolosamente su un burrone mortale. Alle loro spalle l'imponente struttura aliena giaceva mezza conficcata nel fianco della montagna. «Dove siamo? Non riesco a vedere il fiume», disse Maren consultandosi con Foster e il capitano. Donald camminava davanti a tutti. Zoppicava a fatica premendosi lo straccio zuppo del suo stesso sangue contro la parte sinistra della faccia. Un sottile strato di nebbia appannava il panorama circostante, rendendo ancora più difficile le operazioni di orientamento. «Donny, aspettami!» disse Dufus raggiungendolo di corsa. «Lascia che ti dia una mano, non sei messo bene, amico mio!» Donald continuava ad avanzare imperterrito, tremante dal freddo che gli penetrava nell'anima e indebolito dall'ingente perdita di sangue. Doveva tornare a casa. Quel pensiero era ciò che lo stava facendo andare avanti come un robot. «Giù da questa parte! Prendiamo il sentiero in discesa!» disse Bordak cambiando di netto la direzione del gruppo. Barghera afferrò un braccio di Donald. «Vieni! Non dobbiamo andare da questa parte! Vieni, Donald! Ti faccio vedere io da dove si scende!» Dufus lo guidò sulla retta via dove si riunirono con il resto dei superstiti. «Come sta?» chiese il colonnello guardando preoccupato il loro salvatore. «Ce la fa senza alcun dubbio. Vero che ce la fai, Donald?» disse Dufus guardando speranzoso il volto sfigurato dell'uomo. «Certo che ce la fa!» esclamò il colonnello posandogli una mano sulla spalla. «Siamo vivi solo grazie a te. Ti porteremo a casa in braccio se sarà necessario, e quando arriveremo al sicuro in un posto al caldo, vedrai che ti sentirai meglio.» «Quando arriveremo in un posto al caldo, Dufus ti farà un massaggio ai piedi», intervenne anche Bordak. Barghera guardò Donny. L'unico occhio che gli restava lo fissò mezzo chiuso. Non avrebbe resistito ancora a lungo. «Vieni, Donny, reggiti a me.» «No, ce la faccio da solo», disse Donald allontanandosi dall'appoggio sicuro di Dufus. Il piede destro mancò l'appiglio sulla neve ghiacciata, facendolo cadere a terra sul ciglio del dirupo. «Tiratelo su, presto! Attento, Donny!» Dufus tese prontamente la sua mano in aiuto, ma non appena fece un passo verso di lui, il terreno franò facendo precipitare Donald verso il basso. Rotolò su terra e rocce, riempendosi il corpo di lividi. Quando raggiunse il suolo, si schiantò su una spessa coltre di neve che attutì in parte l'impatto. «Donald! Donny! Mi senti? Sei ancora intero? Presto, scendiamo a cercarlo!» «Dov'è? Riuscite a vederlo?» «Donald! Donald!» echeggiarono le voci lontane del gruppo. Il debole respiro di Donny sciolse la neve che aveva davanti al viso. Le nuvole di vapore caldo uscirono sempre più lentamente dalla sua bocca. La vita lo stava abbandonando. Poi qualcosa di caldo e rugoso gli si strofinò sulla ferita della faccia, lasciandogliela appiccicosa e puzzolente. Un buffo grugnito familiare gli fece aprire l'occhio destro. Guardò verso il cielo. Un fagotto di pelo bianco lo stava fissando con la testa inclinata da un lato. «Rofi!» sibilò ormai sul punto di perdere i sensi. O forse era la morte che lo stava per avvolgere nel suo mantello. Non aveva le forze necessarie per domandarselo. Voci lontane sopraggiunsero poco dopo. «Rofi! Cosa c'è, Rofi? Oh, merda! Ehi! Ne abbiamo trovato uno qui! Aspettate! È Donald! Venite, presto!» Donny stava per cadere nel torpore quando registrò l'ultima immagine di Gunther e Ulf Fitzgibbonson che lo raggiungevano di corsa. «Portate delle coperte! Sta morendo assiderato!» Ulf e Rombat lo avvolsero in un materiale isolante. Poi Gunther se lo caricò in spalla. «Rofi, andiamo, vieni!» disse, ma l'orso non gli dette retta. Si era pietrificato a qualche metro di distanza e da lì fiutava l'aria interessato. «Che c'è, Rofi? Hai sentito qualcosa?» sussurrò Gunther accotandosi al terreno pronto a combattere.
Un attimo dopo il colonnello Maren comparve da dietro una roccia, seguito da Barghera e una decina di altri uomini, tutti fradici e sconvolti. «Ulf, avevi ragione! C'è il colonnello e anche gli altri!» disse Günther andando incontro ai superstiti. «Donald, grazie a Dio sta bene! Dove lo avete trovato? Come sta? È ancora vivo?» «Respira ancora, ma dobbiamo portarlo via subito da qui!» «Non vedo Jagar! Dov'è mio figlio Jagar?» chiese Ulf scrutando tutti i volti dei nuovi arrivati. «Jagar è morto. Lo abbiamo visto tutti», disse Dufus con rammarico. «Molti altri sono rimasti intrappolati nell'astronave. Non abbiamo potuto fare niente per loro». Quello che era accaduto era una vera tragedia. La loro sopravvivenza un puro miracolo. «Dov'è il dottore? Donald ha bisogno di Ryan Ricey», continuò Barghera guardando le persone che stavano con Ulf. «Il vostro dottore Ryan Ricey è morto. Lo hanno dilaniato sul campo di battaglia. Mi dispiace». «Cazzo, questa non ci voleva. Troveremo un altro modo per aiutare Donald. Ora leviamoci da qui. Abbiamo visto un gruppo di ricognitori qualche sentiero più su. Presto questa zona brulicherà di alieni». Il buio della notte arrivò presto, come pronosticato dal nuovo capo degli Scorpioni. Mirko Placido guidò il gruppo di irruzione dinanzi al cancellone d'ingresso di Villa di Cesare. «Tenetevi pronti a tutto. Potrebbe aspettarsi una nostra visita», sussurrò guardando i volti dei tre cercatori al suo fianco. «Massimo, vieni con me. Passiamo dal garage. Randy, tu prendi la recluta e il vecchio e fate il giro. Cercate di fare più rumore possibile per attirare l'attenzione. Noi gli sbucheremo alle spalle». Rispetto a come se lo ricordava Mirko, il giardino della villa era completamente cambiato. Ora lungo tutto il prato erano stati installati dei pali che sorreggevano fila e fila di lenzuola mosse dalla brezza notturna. Da dove si trovava, riusciva a scorgere il punto esatto in cui sua moglie Giulia era stata massacrata dall'alieno. Erano successe tante cose da allora. Non si sentiva più la stessa persona di prima. Un terribile dubbio lo assalì. E se Joe e sua figlia si fossero trasferiti altrove? Le pareti, una volta composte interamente di vetro, erano state sostituite con tavole di compensato. Voleva dire che qualcuno abitava ancora là dentro. Ma tutti quei lenzuoli stesi in giardino a che servivano? Stonavano completamente con l'immagine che Mirko Placido si era fatto di Joe di Cesare. Girò l'angolo seguito da Massimo che impugnava un fucile d'assalto identico al suo. Arrivarono all'entrata del garage sul retro. «Entriamo da qui», disse Mirko aprendo lentamente la porta. «Randy, chi è questo bifolco che ha ucciso tutti i nostri compagni? Tu ne hai sentito parlare?» «No, e non starmi addosso», rispose Randy infastidito dal continuo blaterare della recluta. «Randy, Randy, guarda!» esclamò indicando qualcosa tra le fila di lenzuola. «Che c'è? Che cosa hai visto?» Non appena Randy si voltò nella stessa direzione, avvistò una coda pelosa sfrecciare poco lontano dalla loro posizione. «È un cane! Deve essere quello della bambina! Ora siamo certi di essere nel posto giusto! A me sembra che quel Mirko Placido non ci stia più tanto con la testa! Tu cosa dici?» «Chiudi quella bocca! Gli hanno ammazzato il figlio! Se continui a parlare non sento se si muove qualcosa qui intorno! Piuttosto, che diavolo saranno tutti questi cavi che vanno verso la casa?» rifletté ad alta voce. Qualcosa non quadrava. I due cercatori raggiunsero la prima fila di lenzuola portandosi appresso il vecchio Silvan, legato ai polsi e martoriato praticamente su tutto il corpo. Gli scorpioni non c'erano andati leggeri con lui. «Avanti, porta qui quel vecchio e togli la benda dalla sua bocca. Joe di Cesare, o come cazzo ti chiami? Vieni fuori subito e chiudiamo la faccenda da uomini. Ho qui il tuo amico, tuo padre o chiunque sia questo vecchiaccio. Morirà se non fai quello che ti dico. Diglielo, vecchio, diglielo!» grugnì Randy colpendolo al volto. Joe, mi dispiace. Mi hanno costretto a raccontargli tutto. Non fare ciò che ti chiedono!» Randy sferrò un altro colpo a Silvan, che cadde a terra svenuto. «Può bastare così, vecchio!» All'improvviso un'esplosione di luci colorate li circondò in ogni direzione.
Una moltitudine di figure sfocate abbagliarono l'intero giardino, diffondendosi fino all'interno della villa. Quello che sembrava essere un fascio di luce generato dai lampioni si trasformò presto in qualcos'altro. Con il tempo la proiezione luminosa divenne più nitida, svelando la sua natura. «Ma cosa?» fu l'esclamazione di Randy, che per la prima volta nella sua vita si ritrovò di fronte ad uno spettacolo incomprensibile. Un numero indefinito di ologrammi raffiguranti una domestica di mezza età si disseminarono per il giardino della villa, tutte vestite uguali e tutte in piedi nella stessa posizione. Un attimo dopo iniziarono a parlare sovrapponendosi la voce l'un l'altra. «Ciao, mi chiamo Edna e sono al tuo servizio. Se hai bisogno di qualcosa, non esitare a chiedere. Se hai una domanda di qualsiasi genere, puoi rivolgerti a me». Quello spettacolino di luci aveva un qualcosa di sinistro. I due cercatori si inoltrarono tra le fila di lenzuola, dove gli ologrammi si mischiavano al tessuto bianco latte. Silvan rimase indietro, agonizzante tra i fili d'erba. «Ecco il cane! Vieni, Stefano, prendiamolo!» urlò Randy, correndo in avanti con il fucile puntato. La recluta provò a seguire il compagno, ma ben presto si ritrovò da solo in mezzo a centinaia di ologrammi. Era un labirinto di fantasmi. «Randy! Randy, dove sei?» urlò Stefano, correndogli dietro alla cieca. Tutte quelle figure parlavano nello stesso momento, disorientandolo. Il giovane cercatore andò contro un lenzuolo, perse l'equilibrio e cadde a terra. Quando alzò lo sguardo, notò delle macchie di sangue che imbrattavano la successiva fila di lenzuola e, seguendo con gli occhi la traiettoria degli spruzzi, ne trovò presto l'origine. Il cadavere di Randy giaceva inerme con la faccia rivolta al cielo stellato. La testa era spaccata in due, gli occhi chiusi come se stesse riposando. «Randy, no! Che ti hanno fatto?» Stefano fece appena in tempo a raggiungere il corpo del compagno quando sentì un ramo spezzarsi alle sue spalle. Scattò all'indietro di riflesso per difendersi, ma fu tutto inutile. Qualcosa lo colpì alla gola, rompendogli la trachea. Cadde a terra con le mani strette al pomo d'Adamo. Davanti a lui comparve un uomo dalla folta barba incolta e dagli occhi iniettati di sangue. Doveva trattarsi di quel bifolco di cui Mirko Placido si voleva vendicare. «Giù di Cesare!» pensò, guardando nel vuoto di quegli occhi d'assassino. Al suo fianco spuntò il cane che avevano avvistato poco prima. Quella fu l'ultima immagine impressa nella vita di Stefano Polipo. Un meticcio dal pelo rossiccio che lo fissava con la lingua a penzoloni. Poi qualcosa scoppiò. La pistola che Joe gli stava puntando alla faccia emise uno scintillio appena percettibile che si trascinò dietro le tenebre infinite. «Hai sentito? Era un colpo di pistola. Arrivava dal giardino. Vieni, svelto!» disse Mirko Placido, passando attraverso le schiere di Enna olografiche che affollavano l'interno della villa. Superarono il corridoio e giunsero in salotto. Le luci degli ologrammi iniziarono a sfarfallare. Forse per mantenere attive tutte quelle proiezioni il dispendio energetico era troppo elevato da sostenere a lungo. «Vieni fuori, Joe!» urlò Mirko, guardandosi intorno. «Il generatore sta per cedere. Presto il tuo spettacolino di luci non ti servirà più a nulla. Non puoi nasconderti per sempre. Dov'è tua figlia? Se è qui intorno, sta pur certo che la troverò». Nessuna risposta. Solo le voci delle Edna che ripetevano costantemente la stessa frase. «Massimo, comincia a svuotare le taniche di benzina». Man mano che l'energia a disposizione della villa andò ad esaurirsi, gli ologrammi apparirono sempre più distorti e balbuzienti. «Ciao, mi chiamo Edna e sono al tuo servizio. Se. La voce del computer rallentò notevolmente fino a che tutti gli ologrammi non scomparvero di colpo. «Joe, vieni fuori! Non puoi più nasconderti ormai! Vieni fuori o bruciamo la casa!» Mirko si voltò verso il compagno per assicurarsi che stesse ancora spargendo la benzina in salotto. La sua faccia mutò radicalmente espressione e lo smarrimento più totale lo avvolse. Massimo era sparito nel nulla. La tanica ribaltata sul pavimento si stava svuotando lentamente del contenuto. Il cuore di Mirko Placido iniziò a battere più velocemente. Rumore di passi dietro di lui. Poi un'esplosione improvvisa lo travolse al costato, scaraventandolo a terra. Il fianco destro e parte della schiena iniziarono a bruciargli, come se all'improvviso la pelle gli fosse stata strappata via.
Urlò tastandosi la ferita con una mano. Joe gli si lanciò contro colpendolo alla faccia con il fucile a canne mozze. Mirko si difese mentre quell'uomo assatanato lo aggrediva come un animale selvaggio. Gli si avventò contro con colpi che non puntavano tanto alla precisione e alla compostezza, ma più semplicemente all'uccidere. Mirko riuscì a rannicchiarsi su se stesso e con una spinta delle gambe catapultò Joe sopra il tavolino. Balzò in piedi cercando dove fosse andato a finire il suo fucile. Non appena lo avvistò, Joe gli fu addosso nuovamente, se lo caricò di peso sulle spalle e lo scaraventò con violenza contro la parete del corridoio. I due incrociarono diversi colpi pesanti. Poi Mirko scaricò un calcio in pieno petto a Joe, che volò disteso sul pavimento del salotto. «Hai ucciso mio figlio! Ora te la farò pagare! Dopo che ti avrò tagliato la gola, toccherà anche a tua figlia Sara!» Joe si allontanò strisciando mentre Mirko raggiungeva il suo fucile d'assalto. «Papà!» urlò Sara, che fino a quel momento si era nascosta dietro al televisore. Il cercatore si voltò verso di lei puntandole l'arma. In quell'istante Carter gli saltò addosso da dietro, azzannandolo ad una spalla. «Bastardo!» sbraitò Mirko cadendo a terra sanguinante. Si rotolò sul pavimento riuscendo a scacciare via il cane con un calcio, puntò il fucile e fece fuoco colpendolo due volte. Carter guaì accasciandosi su un fianco. «No, Carter!» si disperò Sara correndo da lui. Joe recuperò il fucile a canne mozze. Rimaneva solo una cartuccia a base di sale, non poteva sbagliare. Rotolò su un fianco puntando il fucile verso Mirko Placido, che nel medesimo istante si era voltato verso di lui. Fecero entrambi fuoco nello stesso momento. Mirko disegnò una linea orizzontale di fori lungo tutta la parete di compensato, poco prima che il colpo di Joe lo investisse abbattendolo. Mirko Placido cadde a terra, il petto bruciava da morire e una certa quantità di sangue iniziò a pulsargli fuori dalla camicia sgualcita. Joe! Grugnì furioso tastandosi il petto. «Mi hai sparato con il sale!» Joe lo fissò dall'alto, prese il fucile per la canna e glielo scagliò sulla fronte con tutta la forza che aveva, facendogli perdere conoscenza. «Sara!» urlò Joe esausto e pieno di dolori. «Papà! Papà, Carter sta male! Fa qualcosa!» singhiozzò Sara in ginocchio accanto al cane. «Carter! Coraggio! Coraggio, Carter! Non è niente, cucciolone, non è niente!» disse Joe carezzandogli la morbida pelliccia. «Adesso ci penso io, bello! Penso a tutto io!» Carter tremava. Il sangue gli usciva a fiotti dalle ferite sul fianco. Guaì sempre più debolmente, fino a quando non smise di respirare. Ariel ed Elizabeth si fissarono nelle tenebre che le avvolgeva. Solo i loro occhi verdi brillavano nella poca luce presente. Come c'era arrivata laggiù? Aveva l'impressione di essere finita sul fondo di un pozzo profondissimo, talmente profondo che i raggi del sole non riuscivano a raggiungerla. Era tornata a sognare e non si ricordava nemmeno quando fosse accaduto. Viveva quelle allucinazioni come se fossero l'unica cosa reale, l'unica cosa importante. Il suo mondo, il destino di tutti. «Vieni, camminiamo un po'», le disse Beth prendendola per mano. Come per magia il pozzo buio che le circondava si trasformò, piegandosi e rimodellandosi a formare una larga galleria levigata alla perfezione. «Non potevi proprio aspettare, vero? Dovrei essere al fianco di Carmine ora e non qui con te in questo... Non so nemmeno cosa sia questo posto. Quelle persone al cinema sanno dove si trova mio padre. A quest'ora dovrei essere lì a parlare con loro. Sei stata tu ad indirizzarmi su quella strada e ora... Le cose non stanno come dici tu. Carmine sta seguendo l'uomo con il pizzetto. Tu non gli servi a nulla adesso. Tu servi qui al mio fianco. Devo mostrarti una cosa importante». «Ci risiamo», sbuffò Ariel seguendo la figura di luce appena visibile davanti a lei. «Dimmi una cosa. Tu cosa sei in realtà? Un angelo? Il diavolo? Dimmelo!» La galleria sembrava proseguire sempre uguale all'infinito. Dal soffitto gocciolava qualcosa di denso e appiccicoso. Ariel sentì un rumore alle sue spalle. Un attimo dopo un grosso alieno scuro attraversò sia lei che Beth, spalancando le fauci ed emettendo un grido acuto. La creatura non si accorse della loro presenza perché loro non erano veramente lì.
Diavolo, ripeté Beth ridendo, questa mi è nuova. Chi te l'ha messa in testa questa idea? È stato Carmine? Da questa parte, fiorellino, vieni, si esce da qui. Usciamo da dove? Da questa parte, Ariel. Elizabeth si trascinò dietro la ragazza. Si mossero alla cieca per quasi tutto il tempo. Poi, tutto d'un tratto, la donna luminosa imboccò un varco sulla parete di sinistra. Una luce improvvisa travolse Ariel, riscaldandole il corpo. Quando riaprì gli occhi, erano all'aperto, per meglio dire, erano uscite da quel labirinto di gallerie. «Cosa sto guardando?» chiese Ariel stupefatta. Davanti ai suoi occhi, un'enorme struttura metallica si ergeva verso il cielo per diversi chilometri. «Questa è una delle astronavi aliene ancora là fuori», esclamò Beth. Poi volse la sua attenzione ad un gruppo di creature appena sbucate da alcuni tunnel sotterranei poco lontano. Gli alieni erano coperti da uno spesso strato di polvere che nascondeva il pigmento scuro dei loro esoscheletri. Con le fauci trasportavano grossi blocchi di minerale che portarono all'interno dell'immensa struttura, passando attraverso uno dei tanti varchi laterali identici a quello da cui erano uscite loro. «Cosa stanno facendo?» «Non ci troviamo sulla Terra, se è quello che ti stai chiedendo. Anche se da qui possiamo vedere casa tua. Guarda!» disse Beth indicando un puntino luminoso nel cielo stellato. Il sole era lontano, molto più lontano di quanto si ricordasse. Il dito della donna luminosa puntava verso una palla più visibile di tutte le altre stelle sullo sfondo. «Ecco, vedi? Quella è la Terra, casa tua!» «Se quella è la Terra, allora noi dove siamo?» «Poco più lontano. Siamo su Europa, una delle lune di Giove. Vedi?» disse Beth alzando la testa. Un gran numero di satelliti affollavano lo spazio sovrastante, riflettendo la luce del sole in diverse forme e tonalità di colori. «Se ci trovassimo veramente qui, saresti già morta da un pezzo.» «Mostrami ciò che devi mostrarmi e facciamola finita.» Tutti intorno a loro la colonia di alieni risaliva in superficie trasportando frammenti di minerale e polveri. C'erano milioni di esemplari. Brulicavano avanti e indietro, scomparendo dentro i fori sotterranei disseminati ovunque sulla crosta lunare. «Abbiamo un lavoro da fare, Ariel», disse Beth guardando lo spazio oltre l'astronave atterrata. «Quelle che cosa sono?» «Sembrano detriti, tante rocce sospese nel vuoto.» «Non sono rocce, Ariel, sono astronavi, molte altre astronavi, la fine della vostra specie.» Ariel guardò con rammarico il numero spropositato di oggetti in orbita intorno ad Europa, sentendosi particolarmente insignificante. Era impossibile contarli, ma erano lì, proprio davanti ai suoi occhi. «No, è impossibile. Questo sta accadendo...» «Sta accadendo proprio adesso, Ariel», disse la donna togliendole le parole di bocca. «Dimmi cosa devo fare allora. Dimmi cosa devo capire per poterli salvare.» «Non puoi salvare tutti. In molti moriranno. Ma se farai ciò che ti dirò, forse le cose andranno a finire bene.» «Dimmi quello che devo fare. Sono pronta a tutto.» «Osserva.» Elizabeth si voltò nuovamente verso l'astronave atterrata. Gli alieni scuri continuavano a stipare freneticamente il materiale all'interno. Il suo sguardo si spostò più in su, dove le altre imponenti strutture galleggiavano nello spazio scuro. «Sono mesi che depredano il vostro sistema solare. Creature precise, disciplinate e micidiali.» Due astronavi strisciarono sopra di loro. Forti scossoni fecero tremare la crosta lunare scompigliandole i capelli biondi. L'ombra dei velivoli oscurò completamente la poca luce che giungeva dal sole. «Cosa fanno?» chiese Ariel un momento prima che un fischio dalla frequenza elevatissima esplodesse nell'etere. Quel suono fastidioso proveniva dall'astronave già atterrata, non dallo spazio. Si strinse forte le orecchie cercando di sopportarlo. I due imponenti oggetti rimasero sospesi sopra di loro per qualche momento.
dopodiché si allontanarono rapidamente, scomparendo nel vuoto cosparso di stelle. «Se ne vanno! Se ne stanno andando!» esclamò Ariel incredula. Elizabeth le rivolse uno dei suoi freddi sorrisi. «Ora capisci?» Mirko Placido riprese conoscenza. Si trovava ancora nella villa dei Di Cesare. Provò ad alzarsi, ma si rese subito conto di avere le braccia legate ai braccioli di una sedia con le rotelle. Appena provò a puntare i piedi per dondolarsi, si ritrovò a vagare per il corridoio. Manovrò con il poco gioco che la corda gli permetteva, dirigendosi verso la porta che conduceva al garage. Era ancora notte. Ovunque odore di benzina. Massimo, Stefano, Randy dovevano essere tutti morti. Non erano riusciti a bruciare la villa. Non erano riusciti a vendicare Giovanni. Era finita. Ma perché Joe non l'aveva ancora ucciso? «Dove pensi di scappare, ratto?» ringhiò Joe Di Cesare alle sue spalle. «Te ne vai senza salutare?» «Che succede, Joe? Sono il vostro prigioniero ora. Mi terrete in cantina e mi darete da mangiare scatolette di fagioli?» bofonchiò Mirko ridendo esasperato. «Senti l'odore di benzina, Mirko. Certo che lo senti. Dopotutto l'hai portata tu. Per bruciarci. Per bruciare mia figlia. Volevamo solo stanarti, Joe. Non vi avremmo mai dato fuoco.» Joe lo fissò per qualche secondo. Poi si rivolse a Sara che gli stava a fianco e non schiodava gli occhi dal prigioniero. «Non restare qui adesso», le disse, ma la bambina non lo ascoltò. «Sara, va di sopra a controllare Silvan. Preparatevi, tra poco ce ne andiamo.» Sara fece come ordinatole, ma non appena ebbe superato l'angolo, si mise a sedere accanto al corpo di Carter, in un punto in cui Joe non l'avrebbe potuta vedere. «Purtroppo io e Sara non possiamo più restare qui a casa nostra, la villa della mia famiglia. È troppo rischioso. Altra gentaglia come te potrebbe venire a cercarci. Quindi ora voglio sapere, quante persone sanno di me e di mia figlia? A quanti hai raccontato di noi?» «Ecco perché sono ancora vivo. Tu hai paura che qualcun altro possa venire a finire il lavoro, a cercare te quella mocciosa. Sai cosa ti dico? Molti altri cercatori conoscono la tua faccia e quella di tua figlia. In questo momento si staranno preparando per venire a prenderti. E quando arriveranno verrete giustiziati come dei cani rabbiosi. Lo faranno nella zona nera, lontano dal resto delle pecore che sono tutti quei sopravvissuti ammassati nelle città.» Joe piazzò un calcio circolare sul fianco di Mirko, ribaltandolo in mezzo al corridoio. «Guarda qui, Mirko!» urlò afferrandolo per il colletto e girandogli la faccia verso la parete di sinistra. «Guarda! La vedi quella chiazza scura lì in basso? La vedi?» Una grossa macchia contornata da spruzzi si allungava su metà parete. «Quella è tua figlia Elisa! È il suo sangue quello che ha imbrattato il muro di casa mia. Dopo che ci avete abbandonati in mezzo alla strada ed Olivia è morta, siamo tornati qui. Oh, sapessi come ho trovato la tua famiglia, Mirko!» Joe si allontanò dalla sedia capovolta. «Elisa era ovunque. Ci ho impiegato una settimana per scrostarla dal muro. Di tua moglie invece è rimasto ben poco in giardino.» «Perché mi fai questo? Uccidimi e facciamola finita!» urlò Mirko con la voce spezzata dal dolore. «Perché ti faccio questo? Tu ci hai abbandonato in quel capanno da caccia e mia moglie, Olivia, è morta!» infuriò Joe stringendo i pugni fino a farli sbiancare. «Non dire sciocchezze, Joe. Forse questa è la scusa che ti racconti per giustificare il fatto che sei diventato un mostro. Hai fatto a pezzi tutta quella gente nella zona nera. Hai ucciso Giovanni e ora vieni a raccontarmi queste stronzate! Tua moglie sarebbe morta in qualsiasi caso. Anche se noi avessimo mandato indietro la carovana di soccorsi, lei non ce l'avrebbe mai fatta. Era già troppo tardi.» Joe fu investito da uno spasmo di rabbia, digrignò i denti come un predatore affamato. «Joe, non ho sparato io a tua moglie. Sono stati quei soldati. Se vuoi cercare un colpevole, guarda altrove. I responsabili sono morti prima di Olivia. Ci hanno pensato gli alieni a vendicarti e tu lo sai bene.» Joe pensò. In fondo Mirko aveva ragione.
Ma in quel momento la sua mente non era lucida. In quel momento la sua mente concepiva soltanto una cosa. E non era la pietà. Era la vendetta. Quell'uomo poteva parlare quanto voleva. La verità era che gli aveva voltato le spalle nel momento del bisogno e lui non lo avrebbe mai perdonato per questo. Mirko era ancora capovolto su un fianco, guardò giù dal basso verso l'alto mentre gli si avvicinava minaccioso. Ormai si aspettava la morte da un momento all'altro. Joe, tu hai ucciso il mio ragazzo. Hai assassinato Giovanni. Un giorno ti ucciderò. Questa è una promessa. Joe lo guardò impassibile. Tirò in piedi la sedia. Tu morirai, Mirko. Ora sta solo a te decidere come e quando. Raggiunse il mobiletto del salotto dove recuperò la pistola 9 mm. Ora che hai le idee più chiare di come andranno le cose, quanti altri scorpioni sanno di me, Sara? Tutti, te l'ho detto! Joe gli sferrò un pugno brutale che gli fece sputare una boccata di sangue. Attese che l'uomo ne avesse assaporato ogni secondo di dolore. Dopodiché ritentò. Decidi tu, Mirko. Se ora mi dici la verità, e bada che io lo capirò, ti uccido qui subito e in dolore. Se invece menti, ti porto nella zona nera. Ti metto in bella mostra e aspetto che uno di quegli alieni ti trovi. Ti farò divorare vivo. Ti terrò al caldo la notte, mi prenderò cura di te, fino a quando un giorno, prima o poi, una di quelle cose arriverà e ti farà pezzi senza pietà. Joe controllò quanti colpi ci fossero ancora nel caricatore della pistola. Conosceva esattamente il numero delle pallottole all'interno. Quell'azione serviva soltanto a far capire a Mirko che non stava affatto scherzando. Decidi, Mirko. Presto. Tu hai assassinato Giovanni. Decidi! Urlò Joe afferrandolo per la camicia sgualcita. Nessuno! Ammise Mirko scoppiando a piangere disperatamente. Nessun altro sa di voi! Contento! Nessun altro! Era la verità. Joe riconosceva quel tono di voce. Il tono di voce di una persona distrutta dentro. Lo conosceva perché lo aveva fatto suo dopo la scomparsa di Olivia, nascondendolo accuratamente in camera da letto dove Sara non l'avrebbe mai incontrato. Doveva fidarsi della parola di Mirko, anche se ormai ridotto ad un brandello di uomo disperato. Joe aveva ucciso suo figlio. Se fosse stato al suo posto, avrebbe mentito fino all'ultimo istante della sua esistenza, solo per la dolce consapevolezza che il suo assassino, per il resto della sua vita, non avrebbe mai più dormito sonni tranquilli. Joe puntò la pistola in faccia a Mirko, premendogli la canna contro la pelle. Aspetta, aspetta Joe, posso esserti utile. Non serve che tu lo faccia. Ti prego non uccidermi, ti prego. Joe rifletté. Se manteneva la calma come stava iniziando a fare, forse avrebbe potuto ragionare lucidamente e trovare un modo per sfruttare Mirko Placido e gli scorpioni. Servirmi di loro per ottenere qualche scorta in più per l'inverno, pensò guardando Mirko dritto negli occhi. Doveva mantenere la calma. Non è mai il momento giusto per perdere la calma, gli ricordò anche la voce di suo padre. Joe abbassò la pistola. Perché continuava a sentire quella voce? Ormai non gli servivano più a niente quei ricordi inutili. Suo padre era morto da tempo, come tutti gli altri, come Olivia. Ora importava solo sopravvivere e tenere al sicuro la piccola Sara. Non aveva più intenzione di dar retta agli insegnamenti di suo padre. In fin dei conti, dove lo avevano portato tutti quei consigli? Tutte quelle lezioni di vita e frasi fatte lo avevano soltanto reso schiavo per tutta la sua esistenza. Ora basta. L'apocalisse era arrivata e lui era libero. Joe alzò nuovamente la pistola e sparò in faccia a Mirko senza esitazione. Il colpo echeggiò per tutta la tenuta dei Di Cesare, fino a disperdersi completamente nel giardino. D'ora in poi Joe non avrebbe più ricordato le parole di suo padre. Non la sopportava nemmeno più quella maledetta voce. Adesso sapeva cosa fare. Lui era meglio di suo padre. Sara aveva sentito tutto dal salotto oltre il corridoio. Suo padre non era più suo padre, ma nemmeno lei era più lei.
Abbracciava il corpo di Carter quando lo sparo sordo illuminò la casa. Una lacrima le scese giù per la guancia, forse per lo spavento, forse perché per la prima volta nella sua breve vita pensò al futuro e ne ebbe una paura tremenda. Joe arrivò in sala trascinando i piedi. Notò la figlia seduta sul pavimento, ma distolse subito lo sguardo, abbassandolo sulla pistola che reggeva nella mano. Sara aveva visto in cosa si era trasformato. Un mostro, un animale poco differente dagli alieni predatori che avevano invaso la Terra. Pensò a cosa avrebbe potuto dirle, ma tutto ciò che gli venne in mente in quel momento gli parve assolutamente ridicolo. «Dobbiamo andare, Sara. Non so ancora dove, ma qui non possiamo più restare». La piccola non gli rispose. Aveva paura del nuovo Joe e non aveva tutti i torti. Ma tutto quello che suo padre aveva fatto era stato per lei, per tenerla al sicuro. «Ma allora perché l'hai portata nella zona nera?» si tormentò Joe tra sé. Non aveva bisogno di certi pensieri adesso. «Sara», disse avvicinandosi, «vieni piccola, vieni da papà». La strinse forte in un abbraccio e Sara pianse, avvinghiandosi al suo collo. «È tutto ok, piccola mia. Carter è morto, papà. Anche lui se n'è andato per sempre come la mamma. Ho paura, papà. Ho paura». «Lo so. Anche a me mancano tanto Carter e la mamma. Ma dobbiamo andare avanti, insieme. Insieme siamo forti, ricordi?» Joe carezzò dolcemente il volto della figlia. Adesso le cose che potevano fare erano molte, ma solo una gli sembrava attuabile. «Prendiamo Sylvan e poi pensiamo a sotterrare Carter. Avanti, piccola». «Dove andremo, papà?» gli chiese Sara singhiozzando mentre risalivano le scale. «Non lo so ancora, mi farò venire in mente qualcosa». «Andiamo a stare alla fattoria di zio Donny». Joe si bloccò per riflettere appieno su quell'eventualità. Mirko non conosceva l'esatta posizione della fattoria dei Reno. Dopotutto non c'era mai stato di persona. E comunque non poteva sapere che Joe la frequentasse abitualmente per immagazzinare le sue scorte. «Potrebbe andare», pensò valutando ogni possibile pericolo che potesse orbitare intorno a quell'idea. Probabilmente i cercatori ignoravano del tutto l'esistenza della fattoria ed essendo abbastanza fuori mano, chi avrebbe mai dato peso a delle ricerche inutili alimentate dall'azione vendicativa di Mirko Placido? «Sylvan!» Il suo anziano aiutante poteva essersi fatto sfuggire qualcosa su quel posto. Lui conosceva la fattoria e c'era anche stato diverse volte. Se lui ne aveva parlato con i cercatori, allora doveva farci due chiacchiere. Non appena si fosse ripreso, lo avrebbe interrogato in merito alla questione. Ora non avevano altra scelta. E nel caso il vecchio avesse raccontato tutto, cosa avrebbe fatto? Avrebbe ucciso anche lui? Quell'idea gli sembrava così lontana, ma non per questo la scartò. Joe e Sara trasportarono tutte le scorte della villa nella casa del custode. I componenti elettronici più costosi, il cibo e tutta l'acqua che riuscirono a portare. Una volta finito, raggiunsero il cancellone d'uscita. «Sara, resta qui con Sylvan. Io vado a prendere Carter», disse Joe guardando l'anziano coperto di lividi. Tornò dentro casa. Mancava ancora una cosa da fare prima di abbandonarla per sempre. Si recò in camera da letto fermandosi alla base del letto matrimoniale, lo stesso letto dove lui e sua moglie avevano dormito negli anni più felici della sua vita. Ora quel Joe di Cesare era morto, morto come lo erano Olivia Carter e probabilmente Angelo, anche se una piccola parte di lui sperava ancora che un giorno l'avrebbe riabbracciato sano e salvo. Nella mano destra reggeva la tanica di benzina portata dai cercatori. Joe dedicò un ultimo pensiero ad Olivia, il suo grande amore. Chinò il capo in un saluto silenzioso. Dopodiché cosparse la stanza di benzina. Aveva già sistemato tutto. I corpi dei cercatori erano stati posizionati in semicerchio nel salotto, attorno alla sedia dove aveva legato il cadavere di Mirko. Se mai qualcuno avesse indagato alla villa,
avrebbe trovato solo 4 cadaveri carbonizzati e dalle dinamiche contorte nessuno sarebbe stato in grado di capire cosa fosse accaduto veramente. Joe accese un fiammifero e lo lanciò tra le coperte del letto. Le fiamme divamparono in un lampo, toccando il soffitto con le lingue biforcute. Uscì senza voltarsi. Sua figlia e Sylvan lo attendevano al cancellone. Joe li raggiunse tenendo in braccio la coperta in cui aveva avvolto il cane. Aveva la consapevolezza di essere diventato un uomo diverso. La gita nella zona nera con sua figlia era stata per lui un processo di metamorfosi e come un bruco che diventa farfalla, ora la sua trasformazione era giunta al termine. Guardò verso il promontorio sopra la città, là dove giaceva Olivia. «Spero che tu ci stia guardando e capisca perché ho fatto quello che ho fatto», pensò distogliendo lo sguardo da quel tumulo di pietre troppo lontane. «Avanti, andiamo alla fattoria». Il sole del mattino illuminava un nuovo capitolo della vita di Joe e Sara di Cesare.